Buongiorno e benvenuti in questo primo Vlogival! Allora, cosa saranno? Vlog normali, con però, diciamo, qualche diversità per via appunto di carnevale. Quindi la sigla sarà diversa, cioè l'intro, le copertine vedrete che saranno un pochettino più carnevalesche e anche le unghie che sto iniziando a fare, che finirò poi quando torno, saranno più a tema carnevale, anche perché lo smalto, vabbè, qua ce l'ho ancora, devo levarlo, però si è tolto e quindi infatti sono arrivata a San Valentino che lo smalto con i cuori non ce l'avevo più, però ecco, ho deciso che quello che avrei fatto adesso sarebbe stato un pochettino più a tema carnevale. E adesso tra poco poi ci dobbiamo, tra poco no, però ci dobbiamo poi preparare. Mare, calmati. Gabri, vieni ad aiutarla. Allora, Pia oggi è ancora a casa. È stato a casa anche Gabri perché ha avuto mal di pancia e quindi oggi l'ho tenuto a casa. E vediamo, comunque oggi mangerà sempre comunque in bianco, riso e tutto, e poi così domani torna a scuola comunque. Oggi l'ho tenuto a casa perché stamattina è andato in bagno come è andato Manuel e quindi. Per quanto riguarda la stufa ha smesso di far casino. Per quanto riguarda invece Pia, non ha più avuto febbre, quindi l'ho tenuta a casa ancora oggi. Se niente cambia, domani va all'asilo, così io intanto porto Max a fare gli esami del sangue. Oggi invece devo portare Max a fare il primo incontro del percorso per capire se è discalcola. Quindi poi tra un po' ci dobbiamo poi preparare. Cioè io sono già mezza pronta, devo prepararmi l'altra mezza. Così almeno la porto, vesto. Amore, basta gridare. Adesso mamma ti aiuta. Adesso Gabriele viene ad aiutarti. Porto poi Pia, la vesto bene, la porto con me e niente. E andiamo a prendere Max, la portiamo lì, la riportiamo a scuola e poi noi veniamo a casa. Giada, oggi non viene a casa, nel senso che va a mangiare da una sua amica e quindi niente, io sono già soddisfatta del pollice, quindi va bene. E non so, io guardando i video di Lela non so cos'è successo, perché prima non mi venivano così, assolutamente, per quello che le andavo a fare. A me alla fine non interessa che siano, cioè se le vuoi un po' più particolari per un momento, ok, per un periodo particolare, ok, altrimenti, cioè anche se vengono, l'importante è che non ci siano sbavature, che non siano, e che resistano un pochettino, perché veramente queste qua sono resistite abbastanza, circa 2 settimane. Quindi va bene, poi comunque avendoci cresciute, erano cresciute e c'era la ricrescita. Quindi ottimo perché prima non ce la faceva neanche a venirmi la ricrescita. E poi comunque sono contenta perché visto che ho tutti questi colori, visto che ho tutte queste cose, almeno li usiamo, se no cosa ce li teniamo lì a fare per guardarli? Adesso sto facendo finire di asciugare il primo colore che vi faccio vedere solo questo. Ma poi ve le faccio vedere quando sono finite. E stamattina, praticamente, invece di fare le pulizie, visto che ieri pomeriggio, me la sono presa per sistemarmi le unghie, perché mi davano fastidio così. Questo qui è il colore che ho scelto per il pollice, per questo pollice, sia chiaro. Adesso vado a mettere il top coat e qui perché c'è questo sotto. E poi il primo dito è andato. Anche perché poi avendolo
i colori, cioè non se, cioè, anche se durassero una settimana o comunque due, vanno bene perché poi dopo 2 settimane te le rifai, non hai bisogno di aspettare tipo l'appuntamento come quando invece si va dall'estetista che ovviamente non è che ti può dare l'appuntamento troppo in fretta perché ha tante altre ragazze, donne comunque a cui fare le unghie. Invece così ce l'hai a casa tu quando è te le fai e poi devo dire che una volta capito il meccanismo non è che ci metti 5 minuti però ecco si fa abbastanza svelti, eh. L'unica che non faccio è l'anulare perché devo aspettare che torna Sabrina. Oppure mi farò. Non viene a casa nessuno. Perché volevo attaccarci sopra un adesivo. Però è lei l'esperta degli adesivi. E quindi devo aspettare che torna. E boh, comunque adesso io finisco di farmi le unghie. Cioè vado avanti a farmi, non finisco perché ho appena cominciato. E intanto guardo il video di Robertina. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Però devi andare. Ciao! Allora, siamo a dopo pranzo, abbiamo già finito e finalmente posso farvi vedere cosa c'era in quello scatolone. Allora, brava, La friggitrice d'aria. una nuova friggitrice ad aria. Mi ha contattato un'azienda. Ma no, amore, si è rotta. Aspettate che la prendo. Un'altra. Ecco qui, questa qui, attenta, un attimo, questa qui è la friggitrice d'aria che mi ha mandato l'azienda. Ah, aspetta, mamma l'ha tolto perché non sapeva che era questa, te. Però devi stare a te. Momenti, mi taglia via un dito. Allora, questa qui è la nuova friggitrice d'aria. L'azienda mi ha contattato, mi ha detto se volevo provarla. E siccome ha una cosa in più, diciamo, della mia, ho accettato molto volentieri anche per proporla anche a voi. Sono molto felice, non vedo l'ora di provarla, la proveremo insieme e vi spiegherò tutto quanto. È imballata benissimo e adesso guardo perché ecco, non è che si vede tanto. Vi faccio vedere, guardate. Vi Allora, c'è tutta questa plastica sopra, c'è ovviamente il libretto delle istruzioni. Bravissima, e qui c'è la friggitrice d'aria. Sotto c'è anche qui la plastica, quindi c'è proprio sistemata. Meravigliosamente. Se qualcuno aspetta, non si monta, è già montata. Se qualcuno si stesse chiedendo, sì, ma Silvia, tu la friggitrice d'aria ce l'hai già, cosa ne fai di quella che hai già? Vi dico che la regalerò a mia sorella. Ovviamente le cose, ringraziamo tutti quanti per questi doni, per provarli. E quindi mi fa piacere condividere con mia sorella queste opportunità. Quindi io tengo questa e a lei do quella che avevo prima. Adesso ve la faccio vedere. Questa qui è la friggitrice. Ovviamente per adesso è spenta perché è staccata il filo. Molto carino, bello lungo, cioè brava, lungo ma non troppo, devo dire. Che così almeno anche se magari utenta che cadi, se avete la spina un pochettino più lontana ci sta, c'è anche addirittura dietro un, vi faccio vedere, c'è proprio un aggeggio qui attaccato per avvolgerci il filo intorno, quindi anche questo è comodo perché ci sono i fermi. Poi il display invece di averlo sopra ce l'ha qui davanti. Ci sono scritte sopra le cose per cui si possono usare. E poi vabbè, qui c'è il cestello. È arrivato uno, brava! Quindi apriamo, c'è il pulsante, bisogna per aprire. Il cestello è fatto diverso dall'altro, l'altro è un po' più quadrato. Non è un pop-it, questo invece come vedete è rettangolare perché? Perché vabbè, oltre ad avere questa griglia che serve se fate tipo pollo o queste cose, salsiccia, per far andare giù i grassi, così la roba non rimane immersa nel grasso della carne, eccetera. E poi dai lati, come vedete, ci sono i gommini. Questi gommini servono per far star fermo questa rete nel cestello. Quindi adesso lo andiamo a rimettere. Dove l'hai messo quel coso lì? Ah, ce l'hai ancora tu. Bravo, aprila. Pia, sto un attimo, prendo il pezzo. Vuoi una mano? Ti sto tenendo. Mi dai a me questo pezzo e poi c'è questo pezzo qui che è, diciamo, la cosa bella.
è diversa di questa friggitrice ad aria. Che cos'è? È un portafettine di pane per tostare il pane. Se ne possono tostare molte di più. Quindi per quello che è fatto così rettangolare, andate a mettere dentro questo e poi qua mettete le fettine di pane da far tostare. Io, come vedete, l'ho aperta adesso insieme a voi, quindi adesso vado a dare un'occhiata al libretto di istruzioni per cercare di capire bene quali sono le funzionalità, quali sono i programmi, a che cosa servono e tutto quanto. Il libretto di istruzioni c'è in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Penso basta. Guarda dall'altra parte, sì. Quindi io vado a dare un'occhiata e così almeno poi dopo, quando la proviamo assieme, vi spiego anche un attimino come funziona. E nel frattempo andremo anche a riprendere Giada, che è andata a mangiare dalla sua amica a fare i compiti, e così poi appunto la utilizziamo tutti quanti assieme, la proviamo tutti quanti assieme. Volevo aggiungere che ha anche un'altra particolarità questa friggitrice d'aria, che così da spenta non si vede, ma che vedrete dopo quando l'andremo a provare e l'accenderemo. Allora, prima di andare a prendere Giada, vi faccio vedere le unghie. Allora, questa è la mano sinistra. Come vedete, il mignolo lo devo sistemare. Ogni dito ha un colore diverso e l'anulare ho fatto tanti piccoli pallini come se fossero i coriandoli. E invece la mano destra è così. Qua è più un arancione rosso più che altro. E l'anulare invece, questo qua è venuto più colorato, secondo me. Comunque, adesso noi andiamo a prendere Giana e ci vediamo dopo, così proviamo l'air fryer nuova. Questo qui è il marciapiede nuovo che vi ho detto, piano, piano, che da lì escono le macchine, che hanno fatto anche qua, perché di là c'era già, ma di qua ancora non. Qui hanno fatto il marciapiede nuovo. È molto molto carino. Adesso andiamo a prendere Giada, andiamo a piedi, così intanto facciamo una passeggiata. Tanto è nel paese, quindi è inutile stare a prendere la macchina per spostarsi di pochi. Allora, eccomi qui, siamo tornate adesso, quindi per poter cucinare dentro la friggitrice d'aria volevo già metterla al suo posto, di conseguenza devo andare a mettere a posto questa roba qui che non è al suo posto, perlomeno in questo spazio perché è dove ci deve andare la friggitrice d'aria. Se avete visto la live, sapete il lavoro che ho già fa ho fatto qui dentro e ne seguirà poi un'altra dove continueremo a sistemare e a capire cosa tenere, cosa non tenere, eccetera, eccetera. Ma per il momento sistemo qui e lo sistemo insieme a voi invece che in live proprio per poter mettere già nella posizione poi definitiva la friggitrice d'aria. E niente, fa, diciamo che arrivati verso quest'ora fuori fa abbastanza freddo, però ecco, siamo andati, sono andata a riprendermi Giada. E siamo state un pochettino lì, intanto io ho fatto quattro chiacchiere con la nonna. Ciao già Max. È laggiù, davanti alla finestra. Cioè, hanno finito tutti gli yogurt, non ne ho mangiato neanche uno, hanno finito tutti i girelli, non ne ho mangiato neanche uno. Pensa che non sono stata io, pensa. Hanno finito anche tutta la Coca-Cola. Molto quella sono stata anche io. Ne ho bevuto solo un bicchiere a Sì, ma pranzo. tutto, tutto hanno finito, non c'è più nulla. Devo Vabbè. mangiare qualcosa, cereali, basti. Ora mi metto qua in tasca a litigare. Sì, sto facendo il video, Max. Eh?
Poi dopo mi racconti. Adesso fammi sistemare qui, per piacere. Bravo. Non ti intromettere mai quando succedono queste faide. Così almeno non è mai colpa tua. Allora, praticamente dicevo che volevo farvi vedere una cosa che ho preso ieri al Lidl. Ho preso questi biscottini cereali al cioccolato dei Simpson. Spero che lo vediate. E li ho presi per i bambini, erano carini, i Simpson noi li guardavamo. E allora ho detto, ma sì, glieli prendo. E boh. E niente, adesso cerchiamo di sistemare, perché questo qui è sempre del 2023, ma in realtà io quest'anno non sto per niente utilizzando il calendario, quindi è inutile praticamente. Invece questi altri fogli, tutte queste cose che avevo messo qui, le porterò di là e poi tutte quante assieme, cioè assieme a voi, insieme alle altre cose che ho da sistemare, perché devo dividere i documenti, le cose che mi servono tutti i giorni che poi andrò a mettere qui, devo fare un pochettino di divisione e i ricordi che andranno messi da una parte e invece i documenti che voglio mettere da un'altra parte e poi suddividerli in modo che quando li vado a cercare poi li trovo. Qui c'è il frullatore, che di là, se vi ricordate, ho la base, devo poi trovarci un posto buono dove metterlo con la sua base. Io non capisco perché questa cosa c'è qua sotto che boh. Poi invece il tostapane vanno là, ma adesso ci sono le borse, ma poi arriveremo anche a quelle borse e quindi per adesso il tostapane non ce lo posso mettere. La bambolina era nei giochi, ma ieri l'hanno usata e quindi questa la mettiamo qua perché per adesso non so dove metterla. Questa in realtà andrebbe nella roba di Halloween, che tra le altre cose ieri facendo sono venute a prendere una cosa, sono salite sulla scatola e hanno rotto il coperchio e così adesso ho la scatola col coperchio rotto. Perché dondola? Ah, perché ci sono salite sopra e hanno spinto la ruota e si è rotta la ruota. Così adesso manca una ruota. Perché si è rotta. Ah, santa pazienza. Per quello che dondola. Vabbè, ci penseremo poi. La bottiglia di vino la vado a mettere insieme alle altre che ho messo tutte qui in fondo. Questa borsa non mi serve, quindi la buttiamo. Quindi poi tutte queste cose qua invece le mettiamo qua, queste le appoggio qui, poi quando farò di nuovo la live le sistemeremo. Qui c'è il frullino che per adesso lo appoggiamo qui. Intanto metto a posto anche cose che hanno lasciato in giro. Questo è da lavare. Qua ci sono le mie smemorande, non di quando andavo a scuola, di adesso che ci scrivevo cose e mi dispiace buttarle via perché comunque, come dicevamo, sono ricordi, però
Per esempio, questo che ho scritto in questa Smemo risale al 2005 e ho scritto: ciao Smemo, come va? A me molto bene. Questa mattina sono andata da Paola e mi sono tagliati i capelli. Non molto, però giusto una spuntatina. Poi lei mi ha dato dei lavoretti da farle a casa e io li ho finiti in questo momento. Domani glieli porto così sono a posto. Questa sera abbiamo mangiato la minestra, dopo ho lavato i piatti, sono andata un po' in camera con Mauri, poi sono venuta giù e ho fatto i lavoretti. Dopo ho iniziato a scrivere su di te ed ora vado a prendere una brioche. Ti devo dire una cosa... Sai che Katia è di nuovo in attesa, cioè incinta, era la mia migliore amica. Ora vado, ciao. Così. E dopo poco anche io, ero già incinta, ma in realtà non lo sapevo, perché il suo secondo figlio e Manuel hanno la stessa età. Però Manuel è nato a marzo, il 23 di marzo, invece suo figlio è nato il 12 di aprile. Quindi eravamo incinte assieme. Abbiamo fatto tutta la gravidanza insieme. E qua ci sono dei vassoi che vado a mettere qui sotto, che li tengo quando magari nelle feste devo presentare dei piatti un po' particolari, tipo le uova ripiene, queste cose qui, tartine, eccetera eccetera, oppure come l'altro giorno che ho portato a casa, cioè ho portato su le tazze con il riso, e quindi sono utili per questo motivo qua. Poi sono di mia suocera, quindi mi fa piacere tenerli e mi dispiace buttarli, anche se Maurizio dice che non devo per forza tenere le cose di sua mamma, che non è il caso, perché tanto non è con le cose materiali che si ricordano le persone, e su questo ha ragione. Però io non riesco proprio a staccarmene, perché è l'unica cosa che è rimasta, a parte Maurizio, di lei, perché... cioè non c'è più niente, anche la casa da quando c'era lei ha preso completamente un altro aspetto, e quindi mi dispiace. Comunque sopra la finestra quella finta, in questi giorni sicuramente dovremo metterci lì e mettere in ordine, dividere le varie cose, quindi preparatevi a un lavoro lungo e tempestoso. Adesso non so se... ecco, qui c'è il libro, quello che avevo preso su Amazon, quello delle ricette. E adesso ve lo faccio vedere. E questo qui è tutto quello che ho scritto su questo libro. Basta, è vuoto. E quindi mi piacerebbe poi andare a riempirlo. Mi sono scritta anche il nome del come si chiama? Del canale dove l'ho preso, in modo che se vado a prepararla in un video posso dare il credito a chi l'ha effettivamente inventata, diffusa in rete, eccetera. Quindi qua andremo poi a mettere in ordine sicuramente nei prossimi giorni, perché c'è un casino, dopo vi faccio poi vedere. Adesso prendo la pezza, diamo una bella spolverata qui, in questo punto, così vado a mettere a posto la friggitrice ad aria. Ecco. Poi do una bella spazzata, visto che sto buttando tutto lì, anche dentro i cassetti. Poi, come vi dicevo, bisogna andargli a dare
una bella pulita, una sistemata, perché per adesso c'è veramente casino, però vorrei mettere più tenere nel porta no, però così sta male, meglio così, cioè in realtà sta male anche così, però nel porta non ci va. E volevo metterla dietro, ma non... Volevo mettere nel porta... Ecco, così sta sicuramente meglio. Ce la faccio, eh? Nel porta... nel porta posate, le posa 8 forchette, 8 cucchiai, 8 coltelli. E invece qui mettere il contenitore con tutte le altre posate e lasciarle qua. Dovesse venire qualcuno... Ah, e le posate sotto mano, ma non nel portaposate, quindi comunque fai veloce a prenderle e boh. Fatto, ok. Adesso asciughiamo e così andiamo a posizionare la fantastica friggitrice ad aria, che non vedo l'ora di provarla. E comunque ho scoperto, io sapevo già che dentro la friggitrice d'aria ci si potevano fare tantissime cose, ma devo dire che ho scoperto che se ne possono fare molte di più di quelle che pensavo io, quindi non vedo veramente l'ora. Allora, quindi sto arrivando con la friggitrice d'aria nuova. Oh mamma mia, stavo per cadere. Ed eccola qui. Il filo, ecco, visto che comunque è vicino, lo arrotolo un pochino e poi lo aggancio qui alla ciabatta. Ed ecco che si è accesa. Allora, prendo un attimino il libretto perché l'ho letto, ma non mi ricordo bene. E quindi preferisco avere il libretto sotto mano, almeno posso spiegarvi tutto quanto. Vi avvicino anche un po'. Aspettate. Allora. Vi ho avvicinato e i più arguti può darsi che hanno già capito qual è la cosa in più che ha questa qui, che è una cosa carina. Che allora, quello che mi è piaciuto, che mi piace da leggendo, è che ha, vabbè, 6 programmi. Air fry vuol dire friggere ad aria. Bake vuol dire cuocere, air roast vuol dire arrosto ad aria, grill griglia, reheat riscaldare e deidratare. Quindi si possono disidratare, c'è proprio un programma che lo mette con una alcune temperature e minuti sono già impostati per i vari programmi, ma poi noi possiamo andare tranquillamente a cambiarli in base alla quantità di cibo, alle nostre esigenze, alla tipologia di cibo che andiamo a mettere dentro, perché non ha programmi specifici per quel alimento, ma programmi specifici per quanto riguarda la cottura. Questo qui è il pulsante di accensione. Ah, perché devo schiacciarlo solamente una volta, invece lo tenevo premuto. Come vedete si accende tutto. Qui c'è un pulsantino, sono tutto quanto digitale, con la lampadina, perché schiacciandolo si accende la luce nello scomparto. La luce rimane accesa per un minuto e poi si spegne da sola, ma rischiacciando si può spegnere.
Quando si accende, come vedete, lampeggia, mentre invece quando si spegne poi rimane fissa. Questo qui è il tastino per far partire e per mettere in pausa. Qui c'è la freccia in su e la freccia in giù per regolare la temperatura, mentre invece da questa parte la freccia in su e la freccia in giù per regolare il tempo. Con questo bottoncino andiamo a scegliere il nostro programma. Quindi air fry, bake, air roast, grill, reheat e deidrat. Quindi in base, come vedete, vi dà già 60 gradi e poi 6 ore. Mentre invece, per esempio, air fry dà 200 gradi e poi dà 20 minuti. Se io vado a schiacciare mentre c'è il minutaggio, io posso aumentare o diminuire i minuti. Per invece la temperatura bisogna aspettare che venga, vabbè, più di 200 gradi non va, che venga display e poi schiacciando la potete abbassare oppure alzare fino a 200, più di 200 ovviamente non va. E niente, quindi questo è quanto. La particolarità è appunto questa griglia per poter mettere il pane e farlo tostato, ci stanno molte fettine, e il fatto che si può accendere la luce per vedere all'interno la nostra carne o quello che stiamo cuocendo a che punto è. E questa cosa qui mi è piaciuta un sacco, veramente una cosa particolare e una figata pazzesca. Ma adesso bando alle ciance e proviamola questa friggitrice ad aria. E la prima cosa che vorrei provare è a tostare il pane e poi invece andremo proprio a cuocere qualche cosa per cena. Quindi adesso io spengo la luce. Ah, e un'altra cosa che c'è scritta è che consigliano prima di mettere a cuocere di riscaldare un pochettino la friggitrice ad aria. Quindi alla temperatura che desideriamo basta magari mettere 2 o 3 minuti. Adesso è partita perché era su questo programma e c'erano questi minuti, però di riscaldarla un pochettino. Quindi io una cosa che in realtà non ho mai fatto. Però ecco, consigliano di farla, quindi magari ho visto anche tante persone farlo e quindi magari si può provare. È saltata la luce. E quindi niente, luce è tornata e adesso vado a spegnere la luce e vado a prendere il pane, così proviamo a tostarlo e vediamo come viene. Allora, ho preso il pane senza glutine. Perché così almeno, siccome appunto la voglio usare per cena, so già anche cosa andarci a mettere dentro. Tanto comunque in questi giorni poi la proveremo perché sapete che cucino e lo faccio anche spesso in realtà con la friggitrice ad aria. E proviamo questa particolarità e proviamo a tostare 4 fette di pane. Cioè, in realtà volevo farvi vedere, vedete? Cioè, ce ne starebbe anche più di una in realtà. Almeno due per ogni. E quindi non è una cosa da poco, soprattutto in una famiglia come la nostra dove siamo tanti. Adesso lo faccio tostare e stasera mangiamo il pane tostato. Proviamo un po' a vedere come viene. Comunque, ecco, ma le fettine diciamo che sono un pochettino più piccole di quelle normali, quindi magari è per quello che ce ne stanno così tante. Comunque, io sono riuscita a stare 8 fette di pane e questo è un'ottima cosa perché per noi è un'ottima cosa. Quindi adesso inserisco. Andiamo a scegliere il programma Grill. Per grigliare il nostro pane, guardiamo un attimino i minuti perché secondo me 6 minuti sono un po' troppi.
il pane senza glutine è particolare, quindi noi mettiamo 2 minuti e facciamo partire. Se poi vogliamo controllare come sta andando, appunto, schiacciamo il pulsante e possiamo vedere all'interno quello che sta, diciamo, succedendo. Se poi la cosa non ci interessa più, stacchiamo la lucina e lei continua ad andare avanti. Se per caso vi dimenticate di rischiacciarlo per spegnerla, non vi preoccupate, perché tanto dopo 1 minuto si spegne da sola. Quindi aspettiamo e vediamo come viene questo pane grigliato. Allora, ha finito, l'apriamo insieme e qui c'è il pane tostato. Se magari la fetta non mi scivola via è meglio, così magari non mi brucio. Comunque è croccantino ma non troppo, qua è rimasto morbido ancora, quindi magari forse anche un 3 minuti si poteva fare. Comunque veramente comoda, ho scelto quello senza glutine perché adesso per cena andremo a preparare una cosa in friggitrice qui con la friggitrice d'aria, che appunto è senza glutine, e almeno non andavo già a intaccare tutto l'ambaradan, che sennò poi Gabriele non poteva mangiarlo. Quindi adesso andiamo a preparare per la cena, così poi infiliamo tutto in friggitrice d'aria. Intanto prendo un piatto per metterci il pane. Allora, per prima cosa, per cena qui preparerò il risotto. E quindi andrò a mettere la pancetta, però prima vado a tritare una cipolla, una carotina la faccio a pezzettini piccolini, e anche il sedano, un gambo, così faccio un po' di soffritto, poi ci metto la pancetta e usiamo i borlotti che ho fatto cuocere. Ma ieri è avanzata anche della polenta, e quindi quella adesso la facciamo a pezzi, la mettiamo in friggitrice ad aria e la condisco, come vi avevo detto, con formaggio e prosciutto. Quindi qua risotto, e adesso poi prepariamo la polenta. Però mi è venuto in mente del soffritto, infatti mi ero già messa qui, ma devo ancora fare il soffritto, quindi qui non facciamo niente.
Ed ecco le pronte, queste non so neanche io come chiamarle, tartine di polenta con prosciutto e formaggio pronte, veramente buonissimo. La polenta era bella calda, il formaggio sciolto e il prosciutto un po' croccantino. Sotto nell'info box troverete il codice sconto, che vi lascio anche qui in sovraimpressione, e il link per arrivare direttamente su Amazon. Allora, buonasera, sono le 11:30. Come vedete sono nel letto di Pia perché l'ho fatto addormentare, anche se non ci è voluto tanto perché ha di nuovo la febbre. Eppure oggi sì, siamo stati fuori, ma faceva caldo, aveva il giubbotto, quindi era vestita comunque giusta, non troppo leggera, non c'era aria, non c'era niente. Stamattina siamo stati in macchina, quindi non ha preso freddo. Oggi pomeriggio era sul passeggino, ma comunque era coperta, aveva il giubbotto. Non lo so. È stata quasi 2 giorni, 1 giorno e mezzo diciamo, senza febbre. Stasera è risalita di nuovo. Che stress. Comunque, adesso io, visto che lei dorme, le misuro di nuovo la febbre e poi vado a dormire. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!